eccoci con un nuovo video, anzi una nuova tipologia di video. Proveremo a testare di fare un motovlog, vediamo cosa ne esce fuori. Stiamo andando nella zona industriale dove ci sarà mio cugino Christian, madonna quanto vento, con degli suoi amici. Non so se vi ricordate di Edo, forse Luca, i ragazzi dei kart che ci sono stati negli altri video. Però un sacco di vento, cioè porca puzzola. E degli altri suoi amici che non conosco, però vediamo. Siamo a bordo di una RSV1000 del 2002, una vera bomba. Devo ancora prenderci bene la mano a guidarla, piano piano ce la faremo. Il vento è veramente forte, non so quanto si sentirà. Veramente fortissimo. Aspettate che sta arrivando un bel temporale, però questo tempo c'è, bisogna fare niente oggi così. Allora, siamo arrivati nella zona industriale, mi hanno detto di andare dove c'è la gabbia, sarebbe un campo da calcetto molto carino. Dovrebbero essere qua in sta zona. Dove ci sono gli alberi? Io gli alberi non li vedo. Non li vedo proprio loro. Dove cavolo sono? Ho dovuto fare una modifica al casco, ho tagliato un pezzettino di stoffa per metterlo sotto il mento perché sennò entra troppa aria nel casco. Vedremo come si sente, spero che si senta il sound della moto. Io non li vedo comunque, ragazzi. Christian, dove sei? No, qua non ci sono. Olio, proviamo a chiamarli. Cioè, vuoi dire che ci ho messo meno tempo io che loro? Incredibile. Matthew? Dove siete? Stiamo arrivando perché Edo deve far gasolio, deve far benzina. Ah, deve far gasolio, giusto, giusto. Sì, nuovo tipo di modello di moto, bello, bello. Sì, esatto. Va bene, io sono già qua però. Arriviamo, 5 minuti, dopo se fa benzina, arriviamo. Ah, va buono. Dai, che sono andato anche piano, Ma perché sai cosa problema? Io non pensavo che il capo di Edo fosse proprio degli attacchi, perché non sapevo la spinta fino a di più. Ah, bella. È proprio a 0-0. Va bene, io sono davanti proprio quasi all'ingresso della gabbia, adesso trovo un posto all'ombra e mi ci metto. Lasciati la gabbia sulla sinistra, vai dritto, sulla destra un po' più avanti ti trovi delle piante. Ficcati di sotto, solitamente ci troviamo lì. Ah, va bene, allora sono lì, mi metto lì. Ok. Ah, buono, ciao ciao. Aspettiamoli. Eccoci qua, abbiamo 2K. E non so che cos'è. Cos'è quella là? Che cos'è? Che marca? KSR. Non l'ho mai sentita.
Quindi abbiamo due K, uno motard, un enduro. Un KS qualcosa. KS qualcosa va bene. KRS. KS. Che cazzo dici? È al minimo ed è già a 90 gradi. Scalda un botto, scalda. Adesso proviamo col microfono qua. Magari. Salute in camera, non si vede. Ma l'altro dove è andato? Quanto pesa? Sei sui 180. No, comunque la prontezza del gas è una cosa assurda. Però qua c'è gara da garetta qua. Sono tutti lì uno dopo l'altro. Dai, la seconda puoi anche non metterla. Esatto. Non lo sai in prima quanto va. Dai, 100 li fa. Qua il mio fratello fa 150. Questo è un po' di meno. Vediamo il nostro gruppetto. Arriva il cinquantino. Qua siamo partiti con già subito delle impennate. Abbiamo Edo. Un pazzo. Ok. Domanda. Prego. Siamo gentiluomini. Facciamoci sentire un po'. Io vado a casa. Ci vediamo poi alla prossima. Qua io il diluvio universale non me lo voglio prendere, c'è un cielo che fa paura. Cominciamo a fare questa tipologia di video e vediamo un attimino come funziona. Sento già le gocce, cazzo. No, il pullman. Dai, piove, porco Giuda. Dai che prima prendo tutta. Muoviti. Prendo pioggia, grandine, neve a giugno. Cazzo. Sì, stiamo scappando da un temporale. Però senti che fresco. Vediamo se siamo più veloci di un temporale. Dai, autoticino!
Dai semaforo. Dai semaforo. Non c'ho voglia di prendermi la pioggia. No, che se urbe le gocce sulla visiera. Via, scappa! Dai mamma, che bontà! Se non me la prendo tutta, Madonna, come nero, porco Giuda. Mi sta arrivando addosso di tutto. Che mi sta arrivando addosso di tutto. Foglierelline e piaia. Bastardo, mi è arrivato un ramo su. Pioggia. 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 Sento le prime gocciole, cazzo. E che gocciole, porca vacca, siamo delle fontane. Quindi mi cadono addosso. No, di taglio, questo mi sembra guato, non è che goccioloni. Dai, 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 dai. Fuga dal temporale. Dai, 107. Vabbè, forse l'abbiamo scampata. No, madonna, com'è nero! Porco Giuda! Via, 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 via! Madonna, cosa c'è dietro? Non so se notate dallo specchietto, non so se la vedete voi, no? Ma io da così... vedo... Madonna, quanti nuvoloni bassi là! E mi sa che stasera in moto non si va a lavoro in moto. Ma ci si prenderà la macchinina. Quella. Arrivederci a tutti.